Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo sull'esperimento SOX. Le associazioni ambientaliste continuano a chiedere a gran voce partecipazione e trasparenza rispetto agli esperimenti di ricerca che vengono condotti all'interno dei laboratori sotto il Gran Sasso. Questa mattina è stato anche ribadito il no all'esperimento SOX. Vediamo insieme il servizio di Jacopo Forcella. Il braccio di ferro tra associazioni ambientaliste e l'Istituto di Fisica Nucleare continua. L'esperimento SOX, che prevede l'arrivo in Abruzzo di una sorgente radioattiva dalla Russia, ha tolto il coperchio al vaso di Pandora. Sulla pericolosità dei laboratori sotto il Gran Sasso rispetto alla presenza dell'acquifero più grande del centro Italia, che dà da bere a circa 800.000 persone. Nonostante le rassicurazioni dell'INFN, abruzzesi e associazioni non dormono sonni tranquilli, anche perché, come hanno sottolineato più volte i rappresentanti, le carte presentate a supporto del progetto per ottenere le autorizzazioni ministeriali non hanno tenuto in considerazione molti dei fattori di rischio che possono provocare incidenti nei laboratori. Ed è per questo che gli ambientalisti, riuniti in un vasto movimento per la salvaguardia dell'acqua, tornano a chiedere trasparenza rispetto agli esperimenti pericolosi condotti sotto il Gran Sasso, a partire da SOX, ancora in fase embrionale, per arrivare a LVD e Borexino, già in funzione, e che hanno portato i laboratori ad avere la classificazione di sito a rischio di incidente rilevante. Vogliamo innanzitutto che si chiarisca che tipo di interventi si vuole fare per mettere in sicurezza definitivamente i laboratori. In secondo luogo va chiarito nell'immediato che cosa si intende fare, perché un intervento definitivo richiederà del tempo. Nel frattempo bisogna ridurre il carico di rischio, quindi eliminare le sostanze pericolose e chiaramente non portarcene altre, quindi manco prendiamo in considerazione il fatto di fare esperimenti radioattivi. Terza situazione è quella invece di chiarire anche il grado di partecipazione, che fino adesso non c'è stato. Noi continuiamo a chiedere che sia al tavolo regionale che al tavolo nazionale le associazioni rappresentate nell'osservatorio vengano fatte partecipare per poter ascoltare e dire la propria rispetto a un problema che riguarda tutti i cittadini abruzzesi. Rispetto ai tanti comunicati che adesso anche l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare fa per tranquillizzare le persone, quella manifestazione, ricordiamo, chiedeva la messa in sicurezza e chiedeva il dialogo e il confronto che questo osservatorio da subito ha istituito con tutte le istituzioni preposte. Siamo stati chiamati da tutti, eppure ancora c'è questa difficoltà alla trasparenza che tanti sbandierano, c'è una difficoltà poi a rendere effettivamente partecipativi i processi che sono chiamati ormai a coinvolgere un intero territorio sulla messa in sicurezza che ancora non è avvenuta. Adesso invece torniamo ad occuparci di Rigopiano. Respingiamo con forza la richiesta di dimissioni del presidente della provincia Antonio Di Marco, avanzata dal gruppo di Forze di Libertà. Il garantismo e la presunzione di innocenza non possono essere valori intermittenti, così il segretario regionale del Partito Democratico Marco Rapino ed il responsabile dei Democratici di Pescara Nisio Tocco sulla richiesta di dimissioni avanzata dal centrodestra a seguito delle novità giudiziarie sulla vicenda di Rigopiano. Quello che è successo a Farindola, affermano, ha rappresentato un dramma senza precedenti per la nostra regione. Tutti noi vogliamo la verità, continua il Partito Democratico, vogliamo capire cos'è successo e se ci sono state delle responsabilità che hanno portato a quella tragedia, individuarne i responsabili. La magistratura, continua la nota del PD, sta lavorando in tal senso e noi abbiamo piena fiducia nel suo operato, certi che si arriverà quanto prima ad una conclusione dell'iter giudiziario. Detto ciò, ci sembrano però incomprensibili le richieste di dimissioni avanzate dal capogruppo Vincenzo D'Incecco di Forza Italia, mosse sulla base di intercettazioni telefoniche pubblicate a macchia dai quotidiani e su una proposta non lucida del presidente della provincia, su una supposta non lucidità del presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Andiamo avanti con la politica. Il capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, Ettore Rosato, ieri pomeriggio a Teramo è stato il protagonista di un incontro per approfondire il tema della nuova
legge elettorale. Rosato ha parlato anche dell'articolo 18, dicendo che è uno strumento antico e superato, e poi sulla manovra finanziaria, che tra poco arriverà in discussione alla Camera per la seconda lettura, ha dichiarato sarà migliorata con tutte quelle misure che aiutino di più lo sviluppo e la crescita. Tornando invece alla legge elettorale, ascoltiamo la dichiarazione di Rosato. Intanto io credo che questa sia una legge che faciliterà invece il ritorno degli elettori al voto, perché è molto semplice da capire, perché consente con i nomi scritti sulla scheda di sapere chi si vota, chi viene eletto, e quindi avere un rapporto diretto tra eletto e cittadinanza. Poi il ritorno ai collegi, così come era nel Mattarellum, è anche questo un elemento di semplicità, un elemento di riconoscibilità, ognuno nel suo territorio, in maniera da essere un rappresentante vero delle esigenze locali, e questo anche un elemento di utile per una politica che sia più vicina all'elettore. Poi sulla rappresentanza di genere abbiamo fatto una battaglia come Partito Democratico, sappiamo che è una battaglia fatta da soli in questo, però giusta. Abbiamo in questa legislatura riportato molte donne nelle istituzioni, molte donne in politica. Il nostro è stato il primo governo nella storia della Repubblica Italiana ad avere un pari numero di uomini e di donne. Abbiamo una donna presidente della Camera, cosa che non succedeva da tanto tempo con la presidente Boldrini. Insomma, c'è bisogno del contributo importante delle donne nelle istituzioni, in politica, non solo per lavorare, ma anche per poter decidere. Il sindaco di Orsogna, Fabrizio Montepara, è stato coinvolto in un incidente causato da un cinghiale, lo vedete, che è sbucato da un lato della strada e ha attraversato la carreggiata schiantandosi contro l'automobile di servizio del comune di Orsogna, guidata proprio dal primo cittadino. L'incidente è avvenuto all'uscita del paese lungo la strada che conduce a Lanciano, dove Montepara si stava recando per un impegno istituzionale. Il sindaco è fortunatamente rimasto illeso, i danni li vedete all'autovettura invece sono abbastanza importanti. Dopo lo schianto il cinghiale è rimasto fermo per oltre mezz'ora, poi ha ripreso i sensi ed è fuggito. Sono stato fortunato, ha spiegato il sindaco, una velocità più sostenuta, non so se sarei ancora qui a raccontare che cosa è avvenuto. Detto questo, faccio nuovamente appello alla regione, conclude il primo cittadino, affinché intervenga per contenere la proliferazione dei cinghiali. E un'altra notizia di cronaca invece arriva dalla costa adriatica. Alimenti insudiciati ed in cattivo stato di conservazione erano pronti ad essere cucinati e serviti, con potenziali rischi sanitari che ne sarebbero conseguiti. È quanto hanno accertato i carabinieri del NAS di Pescara in un ristorante della riviera di Montesilvano. L'attività è stata immediatamente chiusa, mentre oltre 200 kg di prodotti ittici e di varia natura sono stati sequestrati e avviati alla distruzione. Il controllo è stato disposto dopo alcune segnalazioni giunte al NAS e anche in base ai commenti negativi lasciati sul web. Per la proprietà sono scattate salatissime sanzioni amministrative e la denuncia alla Procura della Repubblica. Torniamo a Teramo adesso. Questa mattina si è tenuto un convegno sul recupero del teatro romano. All'incontro hanno partecipato studenti delle scuole cittadine e rappresentanti delle istituzioni. Di fronte alle perplessità dell'associazione Teramo Nostra, che ha organizzato l'evento, il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi ha detto che il progetto di recupero c'è e si farà. Anche sul medesimo progetto incombono le sorti dell'amministrazione comunale, alle prese con una grave crisi politica. Al momento manca il contributo economico della regione Abruzzo. Sentiamo. I fatti concreti che a tutt'oggi ancora non avvengono, purtroppo, e quindi vogliamo rendere edotta anche i ragazzi, che è il futuro della nostra città, su questa problematica importantissima, ma soprattutto per il loro futuro. E dopo, la cosa che ci dispiace, nonostante che ci sono i finanziamenti, c'è il rischio di perderli questi finanziamenti, di non andare avanti, e con un danno ancora più grave di quello che è avvenuto fino ad oggi, che non è stato fatto niente.
Oggi abbiamo un progettista che ha già redatto un progetto definitivo. Adesso al progetto definitivo mancano alcuni aspetti che sono le indagini geologiche, per essere precisi, che non vorrebbero ripetere essendoci già quelle fatte dalla sovrintendenza, quindi le stanno recuperando, dopodiché presenteranno il progetto del definitivo, che io devo dire ho già visto, però come dire in maniera riservata. La città potrà poi averne contezza, ovviamente sarà oggetto di discussione. Siamo nei tempi, il Ministero ha già erogato quasi un milione di euro del milione e mezzo al Comune, per cui ci sono già le risorse, la Fondazione ha erogato le proprie risorse, mancano all'appello le risorse della Regione, perché questo ne dobbiamo dare atto, ma questo progetto si fa, certo, si fa se l'amministrazione Brucchi continua ad andare avanti, perché altrimenti il commissario fa l'ordinario, ma questo basta guardarsi intorno, quello che sta succedendo a Silvio, quello che è successo a Tortoreto, è così, ma non è colpa di nessuno, voglio dire, quindi... Io spero che questo non accada, sono sempre fiducioso, sono sempre per il mezzo bicchiere pieno, però il progetto si fa. Un progetto di grande importanza per la città, perché secondo me Teramo ha bisogno di questa, che si avvii nel più breve tempo possibile. La fondazione c'è sempre, le risorse ci sono. Le risorse non svaniscono quindi? Svaniscono, le risorse della fondazione sono accantonate in vista di una progettualità futura. Ci rendiamo conto chiaramente che un milione e mezzo da solo non è assolutamente sufficiente, quindi sarebbe importante che ci fossero finanziamenti pari e moltiplicati, insomma. Andiamo all'Aquila, sportelli di ascolto psicologico saranno messi a disposizione dei cittadini, il comune di Scoppito apre le porte all'associazionismo e attiva una convenzione che permetterà tramite un'associazione del posto di servire gratuitamente gli utenti per le consulenze. Sentiamo il servizio della redazione aquilana. Il comune di Scoppito apre all'associazionismo e al volontariato e lo fa attraverso una convenzione con l'associazione Sincronia già operante nel territorio e con la scuola di specializzazione Atanor, i cui fondi permetteranno di cofinanziare Sincronia che in questo modo riuscirà ad erogare servizi gratuiti. Dalla prossima settimana i servizi ottenuti chiamando il numero 0862 71 74 25 saranno dunque convenzionati con il comune di Scoppito. Un grande lavoro quello fatto dall'assessorato alle politiche sociali e del consigliere Tommaso Ciancarella che detiene alcune deleghe. L'aumento demografico di Scoppito ha svelato alcune problematiche, in questo modo si daranno risposte ai cittadini, dice il sindaco. Si stabilisce una collaborazione con una importante realtà del territorio sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista scientifico e direi anche economico visto la mole di lavoro che muove appunto sul territorio. E bene ha fatto l'assessore Soncini e il suo assessorato a stabilire questa convenzione che darà comunque sul territorio una serie di servizi innovativi e che andranno comunque ad aumentare la qualità della vita di questo territorio, servizi innovativi tra l'altro particolarmente richiesti da un territorio che ha avuto una dinamica demografica particolare. L'aumento di popolazione ha portato sicuramente delle problematiche nuove e quindi questo progetto va nella direzione di andare a incontrare quei problemi nuovi che possono esserci sul territorio. Fare sistema è la parola chiave, del resto nella rete ci sono diverse associazioni, ma anche ASL, Caritas ed altri enti. Obiettivo non promuovere la sussidiarietà, ma farla. La coordinatrice del progetto è la dottoressa Maria Rita Cassiani. E l'intenzione attualmente è quella di consolidare in maniera piena attuativa l'operatività che già è presente da diversi anni, soprattutto da parte di quelle associazioni che si fregiano di collaborazioni preziosissime e di altissimo livello, quali per esempio l'associazione Sincronia Onlus, presente qui nel territorio di Scoppito già da diversi anni e operativa ugualmente da diversi anni. Quindi l'intenzione è quella di consolidare innanzitutto la loro attività nella fase di rilievo dei bisogni, per noi essenziale. Uno sportello di consulenza psicologica è già aperto, altri si attiveranno in particolare per il supporto alla genitorialità e per i disturbi dello sviluppo, uno per studenti universitari non residenti, orientamento e ascolto in generale per adolescenti e giovani. Sincronia all'Aquila ha già circa 150 pazienti in media. Dopo il sisma l'abuso di farmaci è aumentato, così i casi di disagio. Con associazioni del genere si combatte anche il fenomeno dell'emersione, le persone si avvicinano con consulenze gratuite e a volte la risoluzione del problema nei casi meno gravi può avvenire direttamente all'interno dell'associazione. Riusciamo a fornire dei servizi gratuiti
quindi per quanto riguarda la consulenza, quindi il paziente ha, lo scopo proprio del progetto è quello di facilitare l'accesso ai servizi, quindi sia collocando i servizi all'interno ad esempio delle istituzioni, in questo caso il comune, ma anche di punti di riferimento della popolazione, quindi ambulatori di base, farmacie, scuole. Ed ora proseguiamo con il nostro giornale, voltiamo pagina e ci spostiamo a Chieti, dove Campagna Amica ha aperto il suo secondo mercato coperto in Abruzzo dopo quello di Pescara. L'obiettivo è rappresentare un vero punto del chilometro zero con le eccellenze agricole, soprattutto della provincia di Chieti. Vediamo. Consentire ai produttori di vendere direttamente le eccellenze del territorio abruzzese e principalmente dell'agroalimentare della provincia di Chieti. E questo è l'obiettivo del mercato coperto di Campagna Amica aperto in via Arniense a Chieti. Un luogo che non sarà solo di compravendita ma anche di alta socialità tra chi produce e consuma, ma anche per giovani generazioni che potranno così toccare con mano il chilometro zero nella realtà rurale. Quello aperto nel pieno centro storico del capoluogo teatino è il primo mercato coperto di Campagna Amica della provincia di Chieti ed è il secondo d'Abruzzo dopo quello di Pescara. In questo luogo c'è la certezza di trovare il vero Made in Italy, di trovare la genuinità, di trovare la tracciabilità, quindi anche il racconto dei produttori, e crediamo che sia la soluzione ottimale creare un mercato in pianta stabile dove appunto può nascere un rapporto di fiducia tra produttore e consumatore. Il problema del mondo agricolo è che oggi purtroppo produce e vende nei mercati ad un prezzo che non sempre è remunerativo. In qualche modo questo luogo vuole far incontrare la domanda con l'offerta. Il famoso chilometro zero significa accorciare la filiera a vantaggio di chi produce ma anche a vantaggio di chi consuma. Io devo ringraziare in particolare anche la mia organizzazione Coldiretti, perché è stata l'unica che in tempi non sospetti, quando forse non era neanche necessario, ha intrapreso un percorso diverso, un percorso che ha riqualificato quello che è il mondo agricolo, collocandolo veramente in una posizione diversa rispetto a quella che era la posizione dell'agricoltore 15 anni fa. Oggi essere imprenditore agricolo, fare agricoltura, significa fare ambiente, fare territorio, fare cibo. Portiamo in questa città, per noi è anche una sfida, portare il prodotto di qualità in una città importante di cultura e di livello come quella di Chieti. E abbiamo realizzato una piccola boutique, un piccolo centro, un piccolo punto dove proporre le nostre specialità, dall'olio al vino che è appunto un prodotto di punta per tutta la provincia di Chieti, a tutti quelli che sono i prodotti della nostra bella regione. Sarà Vinicio Capossela il big della notte di San Silvestro a Pescara. Il concertone in Piazza Salotto sarà l'apice del cartellone predisposto dall'amministrazione comunale, che a partire da oggi ha anche attivato un servizio di bus navetta gratuito. Vediamo insieme l'intervista all'assessore Cuzzi realizzata da Paolo Renzetti. Un Natale di grandi eventi a Pescara, tante manifestazioni in centro, in periferia, il Capodanno con Vinicio Capossela, tanti appuntamenti da non perdere, assessore Cuzzi. Si parte oggi con l'accensione delle luci d'artista che quest'anno interesseranno anche le vie principali di Porta Nuova, via D'Annunzio e via Le Marconi, e poi avremo manifestazioni tutti fine settimana con l'intento di favorire l'attrattività, la vocazione turistica e anche il comparto commerciale. Manifestazioni spalmate sia in centro che a Porta Nuova e in altri luoghi della città, il villaggio di Natale in Piazza Salotto, i cori gospel, le marching band di Babbo Natale che attraverseranno tutti i fini settimana la città, fino ad arrivare al grande concerto del 31 con Vinicio Capossela. E ancora una volta la nostra città sarà una delle piazze prime in Italia e sicuramente la prima piazza d'Abruzzo. Avete riproposto anche quest'anno la navetta gratuita. Sì, un fattore importante, la navetta gratuita, anche essa quest'anno viene ampliata alla parte più importante di Porta Nuova, quindi attraverserà via Gabriele D'Annunzio e via Marconi e poi si collegherà con l'altra navetta che collegherà il centro commerciale naturale. Un modo per favorire una mobilità diversa, gratuita con queste navette, quindi per tutti, e un modo per far sì che le persone che arrivino in città per fare shopping o per guardare gli eventi possano parcheggiare la macchina nei parcheggi
personaggi principali e poi muoversi in tutta tranquillità e in maniera gratuita. Ci saranno tantissimi eventi, partendo anche da domani in via Gabriele D'Annunzio con lo spettacolo di Induccio e Vincenzo Olivieri, che animeranno il Natale in maniera positiva e ci consentiranno di consolidare quel risultato che ci rende ottavi in Italia per cultura e tempo libero. E adesso apriamo la pagina dello sport, partiamo dal Pescara che tra poco scenderà in campo all'Adriatico Cornacchia contro la Ternana. Vediamo insieme le formazioni ufficiali dell'incontro, preleviamo dal sito della Pescara Calcio, la formazione che vedete è quella del Pescara allenato da Zeman, Fiorillo in porta e poi in difesa i due centrali Fornasier e Perrotta, la novità di Zampano al posto di Mazzotta a destra e non a sinistra come nella grafica con Crescenzi terzino sinistro, poi a centrocampo Carraro, Brugman e Valsania, davanti altra novità Benali a sinistra al posto di Capone, poi Mancuso e punta centrale Pettinari. Dunque questa è la formazione a disposizione: Pigliacelli, Stendardo, Canute, Lisalde, Lattelat, Mazzotta, Capone, Cappelluzzo, Del Sole e Baez, come detto allenatore Zeman. Scendiamo a vedere anche la formazione della Ternana allenata da Emilio Coraggio. Andiamo a vedere, partendo dal portiere Plizzari, poi Signorini, Gasparetto e Valiant in difesa, Polucci e Tremolada i due centrali di centrocampo con Defendi e Varone più esterni, Tiscione e Carretta a supporto di Montaldo punta centrale. In panchina Bleve, Vitiello, Favalli, Angiulli, Candellone, Finotto, Marino, Zanon, Bombaggi, Bordin, Capitani e Franchini. Dunque queste le formazioni dell'incontro che chiaramente seguiremo come sempre con diretta stadio, l'inizio è subito dopo il nostro telegiornale. Proseguiamo con lo sport, scendiamo di categoria, adesso andiamo in Serie C, settimana senza impegni di campionato per il Teramo che oggi e domani sarà a riposo prima di riprendere lunedì gli allenamenti. I biancorossi che sabato prossimo saranno impegnati in casa con il Fano, ascoltiamo il difensore Cristian Ventola. Beh, perdere un derby dispiace a tutti, ancora ci rode un po' per la sconfitta, però già stiamo pensando alla partita di Fano, non dobbiamo avere rimpianti e dobbiamo cercare subito il riscatto domenica prossima con il Fano. Le sorti della nostra classifica ce la costruiamo giornata dopo giornata. Dicembre è un mese importante, comunque abbiamo 3 partite importanti e dobbiamo cercare comunque di fare più punti possibili. Queste ultime 3 partite purtroppo non ci è andata tanto bene, però la fortuna comunque ce la dobbiamo andare noi a cercare e cercare di portare qualche punto in più sicuramente in casa nostra davanti ai nostri tifosi. No, sinceramente non ci siamo fatti nessun calcolo, uno spogliatoio. Noi pensiamo sempre partita dopo partita di portare qualcosa a casa. E noi comunque giochiamo sempre per portare una vittoria. Quest'ultimo periodo, come ho detto, non ci sta girando bene. Speriamo di portare un bottino pieno con domenica prossima il Fano. A noi all'inizio il nostro obiettivo principale è la salvezza. E noi partita dopo partita dobbiamo costruirci questo percorso e cercando di fare più punti possibile sia in casa o fuori e portando sempre qualche punto a casa. Ma io, conoscendomi, posso dare molto di più rispetto a quello che sto dando ultimamente, ma penso come tutti quanti. Comunque sì, sono abbastanza soddisfatti come sto facendo, però devo dare sempre qualcosa in più. Restiamo al calcio, andiamo in Serie D adesso. Due derby caratterizzano la 15ª giornata, Pineto L'Aquila e Nero Stellati San Nicolò. Con la riapertura del mercato saranno diverse le novità in campo domani. Tra le squadre più attive la Vastese con Tedesco e Cherillo che hanno rimpiazzato Cristaldi e Colitto. Il servizio è di Andrea Costantini.
Tante novità negli organici di Serie D dopo la riapertura delle liste per il trasferimento dei calciatori. Novità che si rifletteranno sulla 15ª giornata di Serie D, che prevede due derby. Quello di maggior prestigio al Mariani Pavone di Pineto, dove i padroni di casa ricevono l'Aquila. In casa adriatica la novità è l'attaccante Simone Tomassini, prelevato dal Montevarchi. Quest'ultimo sarà in ballottaggio con Gragnoli per il ruolo di centravanti. Assente l'ex Pepe, indisponibile Bisegna, che lascerà Pineto nei prossimi giorni. All'Aquila, settimana caratterizzata dall'uscita di scena dell'amministratore Ranucci e dalla nomina del nuovo CDA, che promette di lavorare per il rilancio della società, cercando di mantenere i big in questa finestra di mercato. Pagata una mensilità, ma nell'ambiente resta un velo di scetticismo sul futuro. Mancherà Valenti, che potrebbe cedere alle lusinghe di altri club ambiziosi di Serie D. L'altro derby mette in palio punti salvezza. A Sulmona si sfidano Nero Stellati e San Nicolò. La compagine pratolana è ancora la disperata ricerca della prima vittoria, che non è arrivata neanche col Monticelli. La classifica è altamente deficitaria e si rischia un calvario di campionato se non dovesse scoccare la scintilla. Novità nel San Nicolò, che ha annunciato l'attaccante Cristian Tiboni, classe 88, dal Palazzolo. Dopo il pari col Francavilla vuole tornare a correre la Vastese, che si gioverà della spinta dell'Aragona per il sempre sentito match col Campobasso. Semi rivoluzione in casa molisana, che in settimana ha messo in rosa i difensori Murilo Gomez, Luigi Del Prete e Pasquale Menna, e gli attaccanti Alfredo Varsi e Davide Vacuo, fratello d'arte del più noto Felice. Nella Vastese hanno fatto le valigie Cristaldi e Colitto, al loro posto Giuseppe Tedesco dal San Nicolò e l'ex tuttocuoio Antonio Cherillo, proveniente dal Portici. Sul sito vasport.it il tecnico Colavitto presenta così il match. Diciamo una partita, la partita, se così vogliamo dire, per portare a casa i tre punti dobbiamo scendere in campo con le nostre convinzioni, con la nostra idea di calcio. E comunque è una partita che secondo me sfugge un po' da una partita diversa rispetto alle altre, nel senso che il Campobasso si presenterà con tanti volti nuovi, ragazzi che entreranno in campo con entusiasmo, perché si devono far conoscere da una piazza importante quale quella di Campobasso, quindi una difficoltà maggiore per noi. Seconda trasferta consecutiva per l'Avezzano, che sarà di scena a San Marino. In settimana è tornato in biancoverde l'attaccante Lorenzo Di Curzio. Non sarà l'unico movimento in entrata del patron Paris, ma ora l'11 marsicano è proiettato nel prolungare la striscia di 10 risultati utili consecutivi. Gara difficile, perché andiamo lì a San Marino, hanno 21 punti, sicuramente una squadra costruita all'inizio per obiettivi importanti. La gara bisogna affrontarla sempre con questa determinazione. Ormai la squadra ha assimilato questi concetti. Io temevo un appagamento, come dico sempre, a livello mentale, ma questi ragazzi anche domenica contro la Recanatese mi hanno dimostrato che hanno una grande attenzione nel svolgere la gara, nel capire la gara. Dopo aver sfidato Matelica e Vastese, il Francavilla si misurerà con un'altra big e domani, ore 15, giocherà al Benelli con la Vispesaro, che si trova ad un punto dal primato. Match difficile, ma da affrontare senza paura per l'11 di Iervese. Giochiamo contro una squadra molto forte. Giochiamo in uno stadio dove c'è un bel seguito di tifosi, perché ogni domenica credo che ci siano 2.000-2.500 spettatori. Ci sono tutti i presupposti per cercare di fare una bella partita. Quello che ho chiesto ai miei ragazzi, che chiedo ai miei ragazzi, è quello di fare una partita con grande personalità, di non avere timore del blasone della squadra, e quindi andare lì tranquilli e cercare di fare quello che abbiamo fatto nelle ultime partite. Prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19, vi lascio in compagnia di Diretta Stadio per seguire il match dell'Adriatico Cornacchia fra Pescara e Ternana. Grazie ancora e buon proseguimento.